Sono oltre 100.000 gli elettori del centro-sinistra andati alle urne in Regione Campania per la scelta dei candidati al Parlamento di PD e SEL. A Napoli, nel PD, i primi dati segnano un boom del consigliere regionale Antonio Amato, dell'ex sindaco di Portici Enzo Cuomo e del deputato uscente Salvatore Piccolo. Tra le donne in testa, Valeria Valente, Assunta Tartaglione, responsabili regionale e provinciale del movimento femminile del PD. Netta affermazione in provincia di Salerno di Fulvio Bonavitacola e Angelica Saggese, i quali risultano i più votati nelle parlamentari del Partito Democratico. Alle loro spalle seguono Simone Valiante, consigliere provinciale, ed il deputato Tino Iannuzzi. Poi altre due donne, Rossana Lamberti e la giovanissima Sabrina Capozzolo. Dietro questo sestetto, altri due parlamentari uscenti, il senatore Alfonso Andria ed il deputato Tonino Cuomo. Rispetto alle primarie per la scelta del candidato premier del Partito Democratico, si è registrato un calo di votanti. Per la scelta dei candidati al Parlamento per il PD e SEL in provincia di Salerno, infatti, si sono recati alle urne 35.000 votanti, circa la metà degli aventi diritto. Passando alle primarie dei parlamentari di Sinistra Ecologia e Libertà, prima nelle preferenze raccolte nel collegio relativo alla circoscrizione della Camera Campania 1, si afferma il coordinatore regionale di Sinistra Ecologia e Libertà, Antonella Cammarderla, seguita da Salvatore Iacomino. Nel collegio Campania 2, primo risulta essere l'ex deputato salernitano Michele Ragusta, seguito da Giancarlo Giordano e da Rita Marinaro. Al Senato i primi tre sono stati nell'ordine il coordinatore provinciale napoletano Peppe De Cristofaro, il presidente di SEL Campania Dino Di Palma e Pierina Vittoria Troisi. Da sottolineare il dato del Vallo di Diano, dove soprattutto in paesi come Padule e Teggiano a sbancare tra i candidati del PD è Simone Valiante, mentre ancora una volta i candidati del territorio rimangono fuori.